Bella a tutti ragazzi, io di questo nuovo video al vostro Mate Nell'Azzurro. Oggi mercato che farei dell'Inter. Prima di iniziare un bel like, una bella iscrizione al canale con le varie 300 iscritti, ne manca solo 6, quindi ragazzi per favore iscrivetevi in tanti per farmi raggiungere questo bel traguardo. E condividete il video ovunque. Allora, come sempre, andiamo a fare il mercato che farei. Ho già fatto il mercato che farei del Napoli, della Fiorentina e della Roma, quindi andate a recuperarveli e non perdete questo video dell'Inter. Partiamo subito ragazzi con la mia squadra del cuore. Partiamo ragazzi dai portieri. In porta, ragazzi, l'Inter aveva Onana, Handanovic, Cordas e Radu, ragazzi, che torna dal prestito all'Auxerre, visto che è retrocesso e quindi, ragazzi, non l'hanno riscattato per circa 3 milioni. Onana, ragazzi, si tiene, si blinda da qualsiasi offerta proveniente dall'estero, anche 50 milioni, si tiene Onana e si blinda, perché è stato uno dei protagonisti, uno dei tre protagonisti di quest'ultima stagione. Handanovic, ragazzi, va in scadenza, però me lo tengo come secondo, gli rinnovo il contratto. Perché ragazzi è importantissimo, sia con nuovo spogliatoio, comunque ancora un portiere valido per fare la Coppa Italia e magari qualche partita anche di campionato. E Cordas, anche lui, come Handanovic ha il contratto di scadenza, glielo rinnovo anche lui perché è un nuovo spogliatoio, come dicono, e quindi è molto importante per la squadra. Radu, ragazzi, lo vado a cedere. Ha un valore di cartellino di 3 milioni e mezzo di euro, per quella cifra, di 3 milioni, scusate, e per quella cifra, ragazzi, lo lascio partire molto volentieri perché veramente ha fatto, cioè, già l'anno scorso ha fatto una partita, ha fatto dei disastri assoluti. Quest'anno con l'Auxerre ha fatto ancora peggio. E quindi, ragazzi, io resterei così: Onana, Handanovic, Cordas e il bilancio inattivo, però, di 33 milioni di euro. Sono partito con un bilancio a 30 perché secondo me l'Inter spenderà, visto che comunque è entrata in Champions, è arrivata in finale, ha vinto due trofei. Quindi, secondo me, questi soldi potrà spendere. Passiamo, ragazzi, adesso ai difensori centrali, dove l'Inter quest'anno aveva Darmian, Acerbi, Bastoni, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio, Van Nistelrooy e Fontanarosa, che ragazzi, diciamo che viene secondo me aggregato in prima squadra perché comunque ne abbiamo bisogno. Allora, ragazzi, Darmian si tiene, ha fatto una stagione incredibile da terzetto di destra, nonostante non sia il suo ruolo di sacrificio e di grande carattere. Acerbi, ragazzi, me lo tengo, ma come vice, ha fatto una stagione spettacolare, ma secondo me non reggerà i ritmi anche il prossimo anno, quindi lo terrei più per la panchina. Secondo me, andrei prendendo un super titolare qui al centro della difesa, diciamo. Bastoni, ragazzi, me lo tengo ovviamente come super titolare, si blinda da qualsiasi offerta. Skriniar, ragazzi, va via, va al PSG, quindi ti saluto. Hai veramente fatto un qualcosa di una cafonaggine incredibile. Vai via, ciao Skriniar di merda. De Vrij, ragazzi, me lo tengo come appena rinnovato, me lo tengo come vice. D'Ambrosio, ragazzi, va in scadenza, non gli rinnovo il contratto perché ormai secondo me ha fatto il suo tempo. È libero, ragazzi, di accasarsi in qualsiasi altra squadra. Però, ragazzi, lui vanno fatti i miei complimenti e i miei migliori auguri per il proseguo della sua carriera. E il grazie, ragazzi, per tutto l'impegno che ci ha messo in questi anni all'Inter. Van Nistelrooy, ragazzi, ha un valore di cartellino di 6 milioni di euro. Per quella cifra lo vado a cedere perché? Perché non ha mai convinto appieno. È ormai 4-5 anni che si era in prestito. Adesso, ragazzi, lo vado a cedere. Mi sono rotto le palle. 6 milioni di euro lo impacchetto e lo vendo. Anche se è un rischio, perché comunque ha dimostrato molto quando era un pochino più giovane. Fontanarosa, ragazzi, me lo tengo come sesto di difesa. Secondo me ha fatto un'ottima stagione in primavera. Per me è pronto per fare comunque il vice di uno dei nostri titolari. Quindi, ragazzi, io ho fatto un acquisto. L'ha fatto. L'ha fatto un acquisto secondo me, per dare manforte ad Acerbi, per farlo riposare molto, perché comunque non terrà i ritmi dello scorso anno. Io, ragazzi, andrei dal Torino e spenderei ben 33 milioni di euro per riscattarmi, ragazzi, Scurs, no, per andare a acquistare Scurs. Quindi, perché, ragazzi, è un difensore spettacolare. Il Torino chiede più o meno sui 35, ragazzi, per le 33 più o meno, secondo me ce la possiamo cavare, visto che comunque è un ottimo giocatore, però, ragazzi, 33 milioni sono tanti. E Cairo, ragazzi, per quella cifra te lo darebbe. E dobbiamo riscattare, ragazzi, anche Acerbi per 2 milioni di euro dalla Lazio, quindi altri 2 milioni di euro. Quindi, ragazzi, avremo Darmian, Scurs, Bastoni, Acerbi, De Vrij, Fontanarosa e il bilancio inattivo di 9 milioni di euro, con una difesa, secondo me, molto molto forte, migliorata dal prezzo dello scorso anno. Passiamo, ragazzi, agli esterni destri del centrocampo, dove l'Inter aveva. E no, ragazzi, in difesa ci tornano anche 5 milioni di euro per il riscatto di Pirola dalla Salernitana. Esterni destri del centrocampo, Dumfries, Bellanova e Lazaro. Allora, ragazzi, Dumfries me lo tengo, da fare alternare col titolare, col vice titolare che andrò a prendere. Bellanova, ragazzi, ha riscattato 7 milioni di euro. Per quella cifra, purtroppo, non l'ho riscatto perché non ha dimostrato di essere da Inter. Secondo me, è ancora un po' troppo. Non è pronto per fare, secondo me, neanche la riserva all'Inter. E per questo, ragazzi, lo faccio tornare a Cagliari, dove comunque giocherà da titolare, secondo me, visto che comunque il Cagliari è tornato in Serie A.
Lazzaro ha un valore di catrino di 6 milioni e mezzo di euro, per quella cifra lo vado a cedere, visto che non è stato riscattato dal Torino. Nonostante comunque una buonissima stagione, per quella cifra sicuramente lo prenderebbero in giro, 6 milioni e mezzo. Quindi ragazzi, manca un giocatore dell'Alternana Dumfries. Io ragazzi andrei allo Spezia, spenderei 5 milioni di euro e andrei a prendermi Emil Holm dello Spezia, perché ragazzi 5 milioni perché lo Spezia è retrocesso, lo valutava 7-8, ma visto che ovviamente è andato in Serie B, il suo catrino si svaluta un pochino e per 5 milioni di euro sbaragliare la concorrenza perché lo vuole anche la Juve. Però, ragazzi, per me è un giocatore fortissimo, dal futuro certo, e per me potrebbe darci veramente una grande mano per il futuro dell'Inter, secondo me. Quindi, ragazzi, abbiamo Holm e Dumfries che si allenerebbero. Nelle mie idee, Holm, secondo me, può essere anche il titolare, perché quello che ha dimostrato lo Spezia è tanta, tanta roba. Per me potrebbe addirittura fare il titolare. Holm, Dumfries e il bilancio in attivo di 10 milioni e mezzo di euro. Passiamo, ragazzi, a sinistra, dove l'Inter aveva Di Marco, Gosens ed Albert che torna dal prestito. Allora, sai che no, è sempre squadra ma non ha mai giocato, scusate. Di Marco si blinda, titolarissimo e secondo me è ancora pronto per fare il titolare ed è ragazzi sempre più maturo, interismo vero, ragazzi va assolutamente tenuto. Gosens ha un riscatto obbligatorio pari a 27 milioni e mezzo di euro che sono veramente veramente tanti ma dobbiamo andare per forza a darli, quindi ragazzi 27 milioni e mezzo per Gosens, anche se non ha dimostrato di valere quella cifra secondo me. D'Albert, ragazzi, riscatto il contratto, via, a parametro zero, via, proprio via, non voglio incassarti neanche un centesimo da questo qui, tanto è inutile. Quindi, ragazzi, io resterei così. Di Marco è il perfetto titolare, Gosens per forza l'ho dovuto riscattare, perfetto vice, quindi avremo Di Marco, Gosens, il bilancio però in passivo di 17 milioni di euro per il riscatto di Gosens. Passiamo, ragazzi, adesso al centrocampo, dove l'Inter aveva Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Brozovic, Gagliardini, Aslani e ragazzi, quattro giocatori che ritornano dal prestito: Sensi, Agumè, Fabian e Males. Allora, Barella, ho sentito ieri che il Newcastle avrebbe pronto un'offerta da 60 milioni di euro. Ma se siamo l'Inter e vogliamo lottare, ragazzi, per tornare a vincere il tricolore, per avere la seconda stella, non possiamo assolutamente cedere Nicolò Barella neanche per 100 milioni, perché ragazzi è il cardine della squadra, deve assolutamente restare blindato, appiccicato da Piero Gentile, appiccicato a San Siro, perché non può assolutamente andare via se vogliamo vincere lo scudetto. È il giocatore da cui dobbiamo ripartire per vincere questo scudetto. Calhanoglu ha fatto benissimo da play, secondo me lo tengo come super titolare, come anche per Mkhitaryan che si alternerebbe con Brozovic, perché ha fatto un'ottima stagione. Brozovic in molti lo cederebbero, io invece lo terrei, perché comunque anche se non ha fatto tutta questa grande stagione, nelle stagioni precedenti aveva fatto molto bene, quindi sarebbe un'ingiuria andarlo a dar via, visto che comunque ancora è un giocatore molto molto valido, che potrebbe darci una grandissima mano, visto che comunque Mkhitaryan ha un anno in più e quindi giocherà meno partite dello scorso anno. Gagliardini finalmente riscatta il contratto, ma via parametro zero, e finalmente ce lo liberiamo dai coglioni, questo scarpone schifoso. Aslani va riscattato obbligatoriamente. 10 milioni di euro, li pago anche molto volentieri, anche se ha giocato pochissimo lo scorso anno, io credo molto in lui, e secondo me potrebbe veramente fare molto bene quest'anno se Inzaghi gli concederà un pochino più di fiducia, perché quest'anno zero fiducia verso il talento albanese, che ragazzi ha giocato veramente veramente poco. E mi dispiace, comunque le qualità ci sono, quindi lo riscatto volentieri a 10 milioni di euro. Sensi, ragazzi, Sensi me lo tengo come sesto di centrocampo, perché secondo me al mondo ha fatto molto molto bene, finché non si è infortunato ancora, e quello è il suo problema, però ci proviamo lo stesso a tenerlo, perché tanto è inutile andare a prendere un altro centrocampista, tanto li abbiamo. Ed è completamente inutile, quindi mi tengo Sensi, anche se si fa male comunque al sesto, quindi ci sta lo stesso, dai. Agumè, ragazzi, ha un valore di catena di 7 milioni di euro, inutile continuare a prestare così in giro come lo stesso discorso che facevo per Van Huijsen, a questo punto lo vado a cedere, tanto non so se l'Inter non ha mai puntato realmente su di lui da quando l'ho acquistato, quindi 7 milioni di euro, il suo valore di catena per quella cifra vado a cedere. Fabian me lo tengo come settimo centrocampo, potrà fare solo molte partite, visto che comunque abbiamo tante competizioni, ha dimostrato tantissimo la regina, già un valore molto alto di mercato, nonostante la giovanissima età, e me lo tengo come sesto, settimo, magari facendogli fare anche quelle partite della primavera, e poi magari quando abbiamo bisogno lo chiamiamo in prima squadra. Però giocherebbe, diciamo, più in primavera. Però quando Inzaghi risentirà il bisogno di far rifare i titolari, oppure di far giocare Fabian, lo farà giocare. Fabian lo tengo quindi, e Males, ragazzi, lo vado a cedere per 5 milioni. È un giocatore svizzero che sinceramente non ho mai sentito, visto che era in prestito al Basilea e che non è stato riscattato. Però, ragazzi, ha un valore di mercato di 5 milioni di euro. Per questo, lo vado a cedere. Quindi, ragazzi, centrocampo, per me siamo 7 e siamo bene. Abbiamo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Brozovic,
Aslani, Sensi, Fabian e il bilancio in passivo di 15 milioni di euro. Passiamo, ragazzi, adesso agli attaccanti, il piatto forte, dove, ragazzi, ho fatto veramente una rivoluzione. Davanti l'Inter aveva Lautaro, Dzeko, Lukaku, Correa e, ragazzi, quattro ritorni dal prestito: Satriano dall'Empoli, Mulattieri dal Frosinone, Colidio in Argentina era prestato e Esposito dal Bari. Allora, Lautaro Martinez, assolutamente blindato. Da qualsiasi offerta, anche superiore a 100 milioni, se vogliamo vincere lo scudetto, come il discorso fatto per Barella, non possiamo cedere Lautaro Martinez, che deve restare come super titolare e come capitano di questa squadra. Dzeko me lo tengo, ma non come titolare ovviamente. Farà magari qualche partita di Champions, visto che comunque c'è un'esperienza incredibile, abbiamo visto anche quest'anno, però giocherà veramente poco, perché ormai gli anni si fanno sentire. Però me lo tengo assolutamente. Lukaku, mi dispiace, ma non, praticamente finisce il prestito con il Chelsea. Secondo me sarà difficile rinegoziare un nuovo prestito, perché visto non abbiamo assolutamente la possibilità economica di acquistarlo, quindi di riacquistarlo per quello che ho fatto quest'anno. Alla fine non è che sia tutta questa grande perdita, lo cedo cioè, lo lascio volentieri al Chelsea e nulla di che. Praticamente non lo riscatto, non lo compro e lo rifaccio tornare al Chelsea. Comunque con Pochettino avevo sentito che probabilmente giocherà titolare. Correa, ragazzi, lo vado a cedere, ha un valore di cartellino di 14 milioni di euro per quella cifra, finché non si svaluta ancora di più, tanto fa veramente cagare. Magari una squadra spagnola, quella squadra lì lo prendono, quindi Correa 14 milioni, lo impacchetto e lo vendo. Satriano, anche lui, ragazzi, lo vendo, perché tanto è inutile, l'Inter non ci punta. 8 milioni di euro, l'aveva visto Inzaghi tanto in preparazione 2 anni fa, ma non l'ha praticamente mai preso in considerazione, quindi per 8 milioni di euro Satriano lo vendo. Magari all'Empoli, che magari lo vuole riacquistare. Mulattieri, anche lui, non penso che l'Inter ci punti. 4 milioni e mezzo di euro, anche se comunque è un buon attaccante, molto molto giovane. 4 milioni e mezzo lo prendo e lo vendo. Come anche per Coliglio, che ormai è una promessa mancata. 3 milioni di euro lo vendo. Esposito, qui ragazzi farei 2 acquisti per l'Inter. Allora, abbiamo solo Lautaro, come ho detto io, e Dzeko. Ma fatti 2 acquisti. Uno super titolare e un altro, ragazzi, diciamo da fare il vice titolare col nuovo titolare che andrò a prendere. Allora, io qui una mossa la farei. Firmino, ragazzi, a parametro zero, me lo andrei ad acquistare e prendere subito. Perché, ragazzi, Bobby Firmino è senza squadra, è seguito da Juve, Milan, Lazio, Inter e tante squadre in Europa. Però gli offrirei un top contratto, 10 milioni come prendeva lì a Liverpool, mi prenderei Bobby Firmino, perché è veramente imprescindibile. Un giocatore che farebbe il titolare all'Inter, 31 anni, e farebbe 2 o 3 stagioni di altissimo livello. Un giocatore fenomenale, che ha un'esperienza europea strepitosa, quindi, ragazzi, me lo andrei a prendere. Un altro acquisto che farei, ragazzi, andrei dall'Udinese e mi prenderei Beto. Attenzione alla formula, perché, ragazzi, andrei a prendere Beto offrendo 15 milioni di euro che mi sono rimasti dopo le varie cessioni, 15 milioni di euro, più il cartellino di Sebastiano Esposito che non vi ho nominato. Perché? Perché Esposito, ho visto che ha un valore veramente ba basso, nonostante comunque sia abbia fatto una buona stagione col Bari, 3 milioni e mezzo, quindi non me ne faccio niente. Chiedo all'Udinese se mi danno Beto, gli offro 15 milioni di euro cash più il cartellino di Sebastiano Esposito. Comunque è un giocatore giovane, di prospettiva, quindi gli dico dai, di prospettiva, molto forte. L'Udinese lo valuto a 35 milioni di Beto, però gli inserisco Sebastiano Esposito, comunque è di futuro certo, forse, però secondo me l'Udinese accetterebbe, perché avrebbe 15 milioni di euro più un attaccante che lo andrebbe a rimpiazzare, magari non da subito con le stesse. Con gli stessi numeri, però in futuro potrebbe fare anche meglio di Beto. Però in questo momento, ragazzi, mi servono giocatori affermati e io voglio Beto, mi piace tantissimo, lo voglio. Quindi avremo Lautaro, Firmino, Beto e Dzeko, 4 attaccanti per 2 posti, che comunque Inzaghi ha fatto vedere quest'anno, che 2 giocheranno in campionato, 2 in Champions League, quindi ci servono tutti. 4 giocatori, secondo me, di altissimo livello, che potrebbero giocare tutti e 4 titolari. E il budget, ragazzi, a zero. Rosa dell'Inter 2023-2024, andiamola a vedere. Onana in porta. Darmian, Skurs e Bastoni in difesa, comunque Acerbi, che comunque giocherà molte molte partite, come anche Fontana Rosa e altro che non mi ricordo. Holm o Dumfries sulla destra, Di Marco sulla sinistra, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, il terzetto di centrocampo, veramente tanta tanta roba, tanta sostanza, quantità, qualità. E davanti, ragazzi, Lautaro in coppia con uno tra Firmino, Beto o Dzeko. Firmino o Beto, secondo me, saranno più, diciamo, gli avvantaggiati per questo ruolo di affiancare Lautaro Martinez. Questo, ragazzi, è il mio video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate.
cosa avreste fatto voi, se siete d'accordo, ci vediamo al prossimo video.